Sindaco Quinci, buongiorno. Parliamo intanto di numeri, dato più che confortante. Dal 23 aprile nessun nuovo caso di contagio in provincia di Trapani. Nessun contagio, nessun focolaio, situazione molto serena. Siamo adesso alla prova del fuoco, perché in giro c'è un po' di esuberanza in più rispetto a quella che ci dovrebbe essere. Io ho dato disposizione al comando del Corpo di Polizia Municipale di modificare la tipologia di controllo. Va bene i posti di blocco da fare in sinergia con le altre forze dell'ordine, ma adesso voglio vedere le pattuglie dei vigili a piedi nei luoghi di assembramento, primo per tutti il lungomare alla sera, dove va bene la passeggiata, specialmente se parliamo di coniugi che comunque vivono insieme, ma non trovo né i dispositivi né le distanze di sicurezza. Vedo troppi capannelli. E allora da oggi mi attendo che invece ci sia un po' più di ordine e disciplina, se mi viene consentito il termine. Poi per il resto l'altra prova sarà quella relativa all'ondata di rientro dei nostri concittadini che finalmente potranno tornare a casa. E allora lì servirà davvero che le misure tipiche di contenimento, quarantena e tampone a fine di quarantena, continuino a essere effettuate con estremo rigore. Ecco, a proposito dei nostri concittadini in sovraffollamento per le strade, ma la maggior parte vedo che non portano la mascherina, ma è obbligatorio portarla in giro attualmente o no? No, non c'è l'obbligo, non c'è l'obbligo anche perché le mascherine non ci sono. Le mascherine che dovevano arrivare a 50 centesimi al pezzo ciascuna non sono ancora arrivate. Per cui è chiaro che non si può obbligare qualcuno a avere una mascherina se questa non c'è. Detto questo, se non c'è la mascherina, allora dobbiamo stare a distanza di almeno 1 metro, no? Io attendo con ansia l'arrivo delle mascherine che la Protezione Civile dovrà distribuire al nostro comune. Immediatamente le distribuiremo a tutta la popolazione marsalese. La notizia confortante per me, almeno per oggi, è questa. Non per fare pubblicità, ma c'è un supermercato cittadino al quale le mascherine di 50 centesimi sono arrivate e le sta vendendo proprio a 50 centesimi cada una. Questa è un'ottima notizia. Mi avevano avvisato di questo anche di una farmacia che sta facendo lo stesso, per cui tutti i nostri concittadini potranno approvvigionarsi delle mascherine. L'utilizzo dei dispositivi, la distanza di sicurezza, evitare tutti gli assembramenti sono misure indispensabili. Dobbiamo convincerci che il nostro modo di socializzare è cambiato. Abbiamo avuto, diciamo, una 3 giorni di eccessiva esuberanza, adesso serve rientrare nei ranghi e io mi attendo che i controlli in campo a Mazara possano sortire questo effetto. Tra l'altro è probabile un'apertura anticipata di alcune attività che fino a questo momento erano state chiuse e la cui riapertura era prevista tra alcune settimane. Forse si va ad un anticipo. E la parola chiave è apertura differenziata tra le regioni. I dati siciliani continuano a confermare il trend, non c'è dubbio. Per cui le prime 2 settimane di maggio dovevano servire esattamente per questo. E ad oggi, che siamo arrivati al 7 maggio, e la prima settimana è quasi ultimata, possiamo dire che il trend è confermato pienamente. Io esprimo la mia opinione personale, netta, sono per la riapertura il 18 maggio. Di parrucchieri, barbieri, tutti quelli che sono i servizi alla persona, perché questi saranno già pronti per quella data con tutte le misure di precauzione. Sì. Non vedo alcun motivo per cui debbano attendere il 1º giugno. Onestamente, la mia è un'analisi personale, chiaramente, ma è un'analisi che è serena, è al netto di ogni, come dire, di ogni strumentalizzazione o di ogni ricerca di consenso. Non vedo motivo per cui attendere altre 2 settimane per quei gestori che hanno già tutte le misure pronte. Lo stesso posso dire per le attività di ristorazione, bar, pasticceria, quindi di somministrazione di alimenti già pronti. Già adesso c'è l'asporto, no? Io sono convinto che con misure precise da mettere in campo e l'amministrazione comunale sta già lavorando su questo. Delibereremo prestissimo di queste misure in giunta, queste misure che dovremo mettere in campo e
Dicevo, io sono convinto che anche ristoranti e attività di somministrazione potranno aprire il 18 maggio. I nostri concittadini avranno tutta la calma e il tempo per riprendere quelle abitudini che avevamo prima, come fare la colazione al bar, ma in una modalità molto più prudente e tranquilla, secondo le misure di precauzione nuove, come andare a mangiare fuori, fare una cena di pesce o la pizza e così via. Un'ultima annotazione, ovviamente l'estate sembra arrivata e il bel tempo ci spingerà nei prossimi giorni sicuramente verso il mare. Controlli in questa direzione? I controlli si fanno, la vera sfida non è questa, la vera sfida è come sarà l'estate balneare 2020 e questo dipende da noi, ma da noi soltanto come dire, misura finale, perché oggi il governo e la regione non hanno ancora dato indicazioni precise sulle misure da tenere per questa estate balneare 2020. Io mi attendo soprattutto indicazioni precise prima possibile, in modo da mettere in condizione i gestori degli stabilimenti balneari di programmare questa stagione che sarà straordinaria, ovviamente. E poi l'amministrazione comunale, insieme con la Capitaneria di Porto, di vedere come sarà possibile gestire la spiaggia libera, che sarà la vera sfida di quest'anno. Oggi noi non sappiamo se la spiaggia libera sarà fruibile quest'anno, se lo sarà con quali modalità. Certo c'è un punto di partenza sul quale noi già stiamo ragionando, ma è complicato progettare se non si conosce la cornice di misure all'interno del quale muoversi, no? E allora il dato di partenza è molto semplice. Immaginiamoci la tipica domenica di agosto, dove alla spiaggia di Tonnarella ci sono più di 20.000 persone. Quest'anno ce ne andranno, secondo una stima così a spanne, 6-7.000. Cioè mancherà lo spazio per tutti. Come si farà? Questo è il vero dilemma di questa estate ed è su questo noi stiamo cominciando a costruire delle ipotesi di lavoro, ma la nostra difficoltà è mettere in campo qualunque ipotesi, qualunque progetto senza avere la più pallida idea di cosa sarà consentito e cosa non sarà. Questa sarà, come dire, la vera sfida per noi come comunità mazzarese quest'anno. Sicuramente saremo chiamati a fare dei sacrifici anche per questo ambito. E questo è quello che cambierà di più le nostre abitudini, perché un conto è modificare le abitudini sociali in un periodo come marzo o aprile, un conto è farlo ad agosto, quando da noi sappiamo bene che le temperature sono veramente afose, calde, e quando è davvero difficile impedire a qualcuno di andare a cercare il ristoro nell'unico giorno di pausa di una settimana lavorativa.